aveva parlato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, utilizzando parole altrettanto dure. Ascoltiamole. L'obiettivo della Russia non è soltanto il Donbass, l'obiettivo non è solo l'Ucraina, l'obiettivo è la stabilità in Europa e l'ordine internazionale in toto. Il presidente Putin sarà responsabile dei propri atti. Oggi presenteremo un pacchetto di sanzioni mirate e massicce affinché siano approvate dai leader europei. All'interno di questo pacchetto prenderemo di mira i settori strategici dell'economia russa, bloccando le esportazioni, bloccando l'accesso ai mercati fondamentali per la Russia e alla tecnologia. Indeboliremo la base economica di Mosca e la sua capacità di ammodernamento. Inoltre, congeleremo i beni russi in Europa ed eviteremo che le banche russe possano finanziarsi sui mercati europei. Noi siamo allineati con i partner e gli alleati, gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, ma anche, per esempio, il Giappone e l'Australia. Tali sanzioni sono concepite affinché la Russia paghi un prezzo molto caro e affinché la Russia non abbia finanziamenti per la guerra. Noi sappiamo che milioni di russi non vogliono la guerra. Putin sta cercando di rovesciare la responsabilità sugli occidentali e sta portando le lancette dell'orologio indietro, ma così facendo sta mettendo a rischio il futuro dei russi. Chiedo a Mosca di ritirare le truppe dal territorio ucraino. Noi non lasceremo che Putin smembri l'architettura di sicurezza che ha conferito al vecchio continente stabilità e pace.